In questo numero, la corsa alla spada. A Camerino, la rievocazione di una tradizione... È il momento conclusivo della corsa alla spada. Per mesi, 10 giovani per ciascun terziero di Camerino si sono allenati per affrontare il ripido percorso di 1300 metri. La spada, quest'anno, è andata al terziero di Muralto e il palio a quello di Sossanta. La corsa alla spada e palio è la rievocazione fedele di una delle tradizionali manifestazioni popolari legate alla festa patronale di San Venanzio, il cui culto affonda nei secoli. E poi è palio. Lungo le vie cittadine si snoda un fastoso corteo con 300 figuranti e Camerino torna a rivivere la sua storia. Sì, indubbiamente la corsa alla spada è un tuffo nel passato per Camerino. Infatti anche l'intento, diciamo, degli organizzatori è quello di far riconoscere un pochino alla popolazione il nostro passato, che è stato piuttosto glorioso. Dopo gli onori al Duca, il corteo riparte nuovamente. La corsa entra nella fase più viva, trepidante e attesa. Camerino rivive la sua storia. Sì, rivive la terza fase della sua storia, il Rinascimento, come ha vissuto prima l'epoca romana, poi l'epoca longobarda, questa sera l'epoca rinascimentale. Queste grida di sottofondo indicano che la corsa è ormai prossima e il tifo si accende. Sì, è molto combattuta la corsa, c'è molto tifo, però grazie a Dio non c'è stata mai degenerazione tra tifosi, anche se tra poco ci saranno gli sfottimenti reciproci che sono nella natura, ma mai hanno ecceduto. Tutto in quella civile convivenza, in quello spirito di democrazia che è un po' anche la caratteristica di Camerino. Certo, è una vecchia tradizione di comunione tra ceto operaio, ceto contadino, ceto dirigente, studenti, professori, siamo molto abituati.